intitolazione di questi giardini in uno dei cuori di Villa Potenza, diciamo, a Giovanni Palatucci. Cosa vi ha portato a questa scelta e perché volete ricordare questa figura importante? Allora, Giovanni Palatucci è stato l'ultimo questore reggente di Fiume, quindi l'ultima questura italiana della città di Fiume. Ma lui si è distinto in quel periodo molto cruento della storia in cui la città di Fiume veniva sconvolta dalla guerra mondiale, quindi il ritiro delle truppe tedesche che rastrellavano gli ebrei, e la guerra civile sanguinosa che tutti conosciamo con il nome delle foibe. Lui non ha pensato alla sua carriera o alla sua vita, è stata una persona che ha cercato di salvare più vite possibili. Si era prodigato per salvare più ebrei possibili dai campi di concentramento e per fare ciò alla fine ne ha pagato con la vita. E quindi per noi è solo un orgoglio avere un posto intitolato a una figura di così alto spessore. Villa Potenza aveva questi giardini che insistono in via Palatucci, ma non erano stati ancora intitolati a nessuno. Oggi abbiamo colto l'occasione per dedicarli alla persona che probabilmente ne meritava più di tutti. Così le future generazioni da oggi in poi sapranno chi era effettivamente Giovanni Palatucci. Ecco, appunto, un po' di storia, però anche un po' di presente e di futuro. I giovani che frequentano, quali sono comunque le vostre indicazioni? Come volete curare o mantenere fruibile questo posto per i ragazzi e non solo che frequentano? Allora, l'amministrazione comunale vuole portare a casa la costruzione totale di questi giardinetti, perché effettivamente non sono ancora completati, ne mancano la metà, che è l'area che insiste dietro al supermercato, e stiamo portando avanti tutte le pratiche con il costruttore, che purtroppo è andato in fallimento, e quindi in questa legislatura vorremmo portare a casa come amministrazione i giardinetti, ovvero il proseguimento di via Giovanni Palatucci con le attrezzature ludiche per i nostri bambini. Villa Potenza lo merita, abbiamo recuperato quell'area che era un cantiere abbandonato, oggi è una bella area verde, ma dobbiamo portare a termine quel progetto perché lo merita la frazione, ma soprattutto lo merita la città. Signor Sindaco, che segno vuole essere questa intitolazione per Macerata e per la frazione di Villa Potenza? Il riconoscimento di una persona che è stata... che io, dico la sincera verità, non conoscevo Giovanni Palatucci su tutta la sua storia. Quando ho capito la persona che era, sono stato molto contento di fare questa intitolazione, perché è stata una persona molto importante. È stato su un periodo, ha vissuto in un periodo molto difficile dell'Italia, che noi dobbiamo ricordare, dobbiamo far ricordare ai nostri giovani, perché se loro pensano al passato e vivono intensamente questo presente, potranno anche fare un grande futuro per noi e per l'Italia. Quale messaggio può essere quello di ricordo di questa figura così importante per i cittadini di Macerata? Beh, per i cittadini di Macerata è un ricordo storico, spirituale, di grande umanità, di grande servizio reso da questa grande persona, che è il capo della polizia, il capo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il direttore generale della Pubblica Sicurezza, il prefetto Gabriele, ha voluto in tutta la nazione farlo ricordare in questo giorno particolare, con una deposizione e anche anzi una piantumazione dell'ulivo, a testimonianza di questo servitore, di questo spirito veramente che ha reso appunto la vita. Senza anteporre interessi personali, ma solo interessi spirituali, salvando la vita a migliaia di persone.